12 settembre 2020. Le opere dello Spirito. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal suo tesoro, del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Azioni e parole sono prodotti del cuore, l'espressione percepibile di quello che abbiamo nell'anima, con la potenza della volontà che è lo spirito. Perciò un uomo è buono nel suo animo, nel suo volere spirituale, e produce buoni frutti che esprimono nella vita ciò che in realtà è. Gesù compiva le opere del Padre e queste testimoniavano la potenza di Dio in Lui e la sua natura divina, la sua bontà e la sua misericordia verso gli uomini. Egli invitava i suoi nemici a considerare le opere divine, cioè i miracoli e gli esorcismi, se proprio non credevano alle sue parole. I fatti sono l'espressione più solida della natura degli uomini. Il fare quello che comanda Gesù indica la buona volontà di seguirlo e non solo di ascoltarlo, come beandosi di cose buone, ma senza diventare protagonisti con le opere dei contenuti della salvezza. Compiendo le opere che Gesù comanda, gli uomini vengono assimilati a Lui e superano il momento inevitabile della prova. L'assimilazione è espressa dall'immagine delle fondamenta sulla roccia che è Cristo stesso. La separazione tra intelletto e volontà è proprio dell'uomo che è snaturato dal peccato. L'intelletto comprende, ma il cuore non ama e non agisce in modo conforme al bene compreso. L'unione di ascolto e azione, intelletto e volontà, è espresso con il cammino, il comportamento. Gesù insiste nel chiedere di seguirlo perché egli è il cammino stesso, la via. Per un ebreo la via è la legge, che tuttora chiamano halakha. Infatti, la legge non è un codice di comportamento al quale dobbiamo guardare per non infrangerlo, ma è Dio stesso che conduce il suo popolo per giungere a una meta. Il cammino stesso diventa trasformante. Il cammino, la legge, non si limita a chiedere di non fare il male,
ma di fare quello che è indicato. Questo fare la volontà di Dio è il cuore della nostra vita. Compiere le opere del Padre, partecipare alla costruzione della sua città come pietre vive, quindi con azioni volontarie che partecipano al progetto di Dio, per un risultato complessivo che supera la vita individuale, ma converge in un'opera grandiosa, una costruzione immensa e ben ordinata, dove ognuno è parte vivente. Essa è la città di Dio, il regno. Ognuno è chiamato a rinunciare al peccato per aderire a Dio e alla sua volontà. La rinuncia a Satana comprende anche quella delle sue opere, con le quali ostacola l'opera di Dio. L'opera quindi costituisce la modificazione dell'individuo come pietra tagliata per una sua collocazione giusta ed organica nella città spirituale. Il seguire Gesù trovava una prefigurazione nell'esperienza antica del popolo di Dio, nel seguire i comandamenti espressi da Mosè che conduce fuori dall'Egitto. Non si trattava di norme statiche, ma di indicazioni che muovevano il popolo di giorno in giorno per contrastare l'opera del faraone che intendeva mantenerlo schiavo. La legge di Dio è dunque guida quotidiana che si accompagna alle norme di comportamento generale per la liberazione dallo stato di schiavitù, prima, e di una purificazione del cuore, poi. Infatti, dopo la liberazione nel deserto, il popolo deve imparare ad essere fedele a Dio, a cambiare la sua natura ancora troppo assimilata alla vita precedente. Il processo di cambiamento corrisponde allo sforzo di compiere le opere di Dio per un incontro pieno con la sua volontà. La legge è il dono che manifesta i principi del retto comportamento, ma manca ancora il cambiamento interiore per poter avere un cuore che voglia quello che Dio vuole. Esso consiste nello Spirito di Dio donato con la Pentecoste, il frutto maturo della redenzione di Cristo. Questo è il fondamento della vita nuova nello Spirito, che davanti alla distruzione del nemico infernale resiste e rimane, perché unito, fondato su Cristo, roccia. Dio vi benedica.